dove l'immigrazione è soprattutto intellettuale, data l'altissima concentrazione di college e università, oltre 100 distribuiti nella cosiddetta Greater Boston Area, con 250.000 studenti solo a Boston e Cambridge, dove si trova Harvard, forse l'università più prestigiosa, certamente la più antica d'America. I primati qui sono tanti, anche la nuova school, la scuola elementare, creata nel 1639, è la più antica degli Stati Uniti. Cultura ed educazione sono alla base dell'economia bostoniana, oltre 380 miliardi di dollari, la sesta degli Stati Uniti, alimentata da un indotto fortissimo in vari campi della ricerca che concentra qui capitali pubblici e privati, innumerevoli le imprese, soprattutto biotecnologiche, che in nessun altro stato, come nel Massachusetts, presentano una simile varietà e qualità. Boston, grazie in particolare alla presenza di Harvard e dei suoi istituti medici, riceve la percentuale più alta in assoluto di fondi dell'NIH, l'Istituto Nazionale per la Sanità. Ora gli attentati aggiungono un capitolo tragicamente nuovo alla storia della città. A poca distanza dal luogo delle esplosioni c'è una piccola piazza con un monumento alla fame. L'hanno pagato gli irlandesi, che arrivarono a decine di migliaia dopo il 1850, spinti dalla carestia in Irlanda. Tra loro c'erano anche gli antenati dei Kennedy. E alle nostre latitudini è difficile spiegare quanto resta importante la lotta alla malaria nel mondo, in particolare nell'Africa subsahariana, in Asia, nell'America Latina. La sfida è cruciale, c'è il problema sull'aggiornamento dei farmaci, perché il plasmodio diventa resistente, bisogna cambiare il farmaco, e poi c'è il quello economico. Le nuove molecole costano care, i paesi poveri non se le possono permettere. In Piemonte è stato dato il via ad una filiera che punta su farmaci a base di artemisinina, che mette insieme multinazionali e ONG, cioè le organizzazioni mondiali. Celebro l'Italia sulla prima linea nella lotta alla malaria, Teresa Curro. Qui alla Sanofi parte la produzione in grandi quantità di artemisinina, farmaco antimalarico destinato al sud del mondo. Il nemico è questo, il plasmodio falciparum, una parassita che insieme a tre varianti è responsabile di 3 milioni di vittime l'anno nel mondo. Un male pandemico in Africa, parte del sud-est asiatico, varie aree dell'America Latina. Come la tubercolosi, come l'HIV che genera l'AIDS, è in sua lista dei nemici da battere per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altre ONG lavorano sul campo con fondi, ricerca e medici. Una di queste, One World Health, con il suo programma di Farmaci Pass, farmaci no profit, sostenuto dalla Fondazione Bill e Melinda Gates, è stato parte del programma di ricerca, sintesi, produzione della artemisinina. Spiega Gentismo, il ricercatore statunitense che ha sintetizzato l'artemisinina, che la sostanza era già conosciuta come terapia da cinesi passati, che ha fatto un lungo ricerca e trovato i geni responsabili della produzione naturale vegetale. Da qui la sintesi della produzione in grande scala, come è possibile fare da oggi nell'impianto italiano. Oggi non si usa più l'artemisinina, come tale ma si usano i suoi derivati, come artesunato e Teneter, in combinazione con altri antimalarici che permettono di non avere la resistenza contro il farmaco stesso. Questo farmaco serve per curare, non serve per prevenire la malattia, ma è molto efficace, ed oggi queste terapie, che si chiamano combination therapy, sono quelle riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come le più efficaci per la lotta contro la malaria. La sintesi dunque è il primo passo scientifico e la successione industrializzazione del farmaco sospinta e finanziamento delle organizzazioni scientifiche. L'industria fa parte del programma, anche in questa direzione, perché sarà venduto al prezzo di costo dal programma mondiale. Si fa presto a dire che la mamma dei cretini è sempre incinta, ma se ci pensate un attimo, scherzi a parte, la stupidità dovrebbe essere una rarità tra gli umani. Se è vero che gli intelligenti hanno strategia, comunicano il loro sapere, per questa ragione diventano naturalmente dei dominanti, gli stupidi dovrebbero essere un ricordo da sempre. Ok ragazzi, adesso prepariamoci a fare il secondo strago della 24 volte. Questo abbiamo chiuso a 296 spire, va bene? 1,50.
Thank you.
Poi lo rivolgiamo, va bene? Ciao, bellissimo.
Vincenzo!